Buonasera, buonasera, brava gente, come va? Eccoci qua. Avete visto che non sto... Eccoci qua, vediamo se riesco. Eccoci qui. Come va, brava gente? 1, 2, 3. Eccoci qua. Tutto a posto? Buonasera, buonasera brava gente, ci prepariamo a questa domenica. Sto a casa di una famiglia romana che mi hanno ospitato e sono con loro, sono persone che si ritrovano insieme, che credono, credenti, che hanno un ruolo significativo nella nostra società. E stasera siamo insieme, loro stanno ascoltando, sono un po' timidi, non vogliono apparire e io rispetto, e andiamo avanti brava gente. Allora ascoltiamo insieme il Vangelo. Domani vi ricordo c'è Radio Rai 1 alle 10.42, continuiamo a parlare della pace, ma ascoltiamo, e intanto però devo subito fare un augurio, questo lo devo fare subito all'inizio, perché con questo sfondo che iniziamo, domani è la festa delle... Di chi è la festa domani? Vediamo un po' se arriva il vostro commento, prima che vada avanti. Domani che festa è? Sono due veramente, Che festa è domani? Vediamo se ci riusciamo, Eccoci qua, che festa è domani? Vediamo un po', domani è la festa della mamma, quindi facciamo un augurio a tutte le mamme, E poi che facciamo più? Domani è anche la supplica alla Madonna di Pompei, quindi ci colleghiamo davvero... Ci sintonizziamo con questo grande santuario mariano. Abbiamo superato i 1000, dato che stiamo parlando di Maria, delle mamme. Allora abbiamo detto 1000 Ave Marie per il Papa e per la pace. Per la pace e per il Papa. La diciamo subito adesso, brava gente. Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quando siamo con lei siamo al sicuro, va bene? Allora ascoltiamo il Vangelo di questa domenica, è la quarta domenica di Pasqua. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Bellissimo. L'immagine del Cristo buon pastore, del Cristo con le pecore, non so se ve l'ho confidato una volta, ma l'immagine più cara che porto con me è proprio l'immagine del Cristo che si carica la pecora sulla spalla e che si carica ognuno di noi, Gesù buon pastore, è bellissimo. E io penso che i sacerdoti sono chiamati a questo, ad essere dei buoni pastori. Ma vediamo cosa, come ho commentato questo Vangelo. Chi sei tu per me? Questo è il titolo che ho dato nel testo Buongiorno brava gente. Oggi una voce si rivolge a noi, è quella di Gesù. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Qual è il nostro rapporto con Gesù? Un rapporto dove è centrale la voce, in cui c'è uno scambio, un'interazione, un dialogo.
brava gente, un dialogo, vedete tutto l'eco di questa voce. Ho un rapporto di uscita dove non c'è confronto, non si entra in relazione, ma si esce dalla relazione. Credo che la bellezza di entrare in relazione con Gesù sia proprio riuscire a cogliere tutte le corde della sua vera voce. Significa che io parlo con l'altro, l'ascolto, e tra noi si crea una comunione, un'unione di intenti. Siamo chiamati a far entrare la sua voce nella nostra vita. Ascoltiamo e poi andiamo via, ma quella voce resta, riaffiora dentro di noi. La riascoltiamo, la rielaboriamo. E torna una domanda: chi sei tu per me? Vedete, brava gente, qui si gioca una grande partita. Chi sei tu per me? Ebbene, oggi scopriamo che Egli è la voce che ci sussurra all'orecchio, che ci scuote quando ci sentiamo persi, che ci conforta quando abbiamo bisogno di una carezza. Nei suoi mille aspetti e qualità, la sua voce è in grado di essere al tempo stesso ferma e delicata, mita, mite e potente, accomodante e rivoluzionari. Una fonte, ci dice Don Marco Pozza, di pensieri vertiginosi. L'uomo non è solo un essere da sfamare, da vestire, da alloggiare, da difendere, da curare, da assicurare. È anche una creatura da illuminare, da guidare, da consigliare, da confortare, da incoraggiare, da elevare. L'uomo è un essere che ha bisogno di parole. Perciò Gesù qua ci dice, vedete, mette un po' i due grandi piani, se volete il piano veramente sociale, prettamente sociale, vestire, accudire, prendersi a carico, ma anche il piano spirituale che è legato, il piano spirituale è legato soprattutto alla voce, questa voce che ci plasma lentamente, che ci fa entrare in relazione, una voce che ci ricorda le cose, è straordinario. Perché abbiamo una voce irripetibile, lo facciamo entrare dentro di noi, alimenta la nostra vita. Per me che sono stato, vedete, portavoce di un'intera comunità per oltre 25 anni, ogni volta che ero chiamato a confrontarmi con la stampa, echeggiava la voce del custode, o dei miei fratelli, o di Francesco. Credo che indirettamente il Signore ci chieda di far echeggiare la sua voce in ogni relazione, in ogni incontro e anche in ogni scontro, brava gente. Facciamo nostra la preghiera di Papa Francesco in quel 31 maggio del suo primo anno di pontificato, ve la ricordate? Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù tra mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo figlio Gesù. Senza tentennamenti, donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani, i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri, per portare la carità e l'amore del tuo figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Bellissimo, brava gente, eh? Ci siamo? Ci siamo? Io penso che questa preghiera sia Maria donna dell'ascolto, Maria donna della decisione, Maria donna dell'azione, è bellissimo. E anche per me che li ripeto poi, Maria donna, come abbiamo detto, Maria donna dell'ascolto, della decisione e dell'azione, cioè qui c'è un itinerario straordinario, brava gente, eh? Ascoltiamo questa parola, ci decidiamo per essa, e poi agiamo, è fatto, questo, io credo che questa sia la dinamica del Vangelo, l'ascoltiamo, decidiamo di mettere in atto
quello che abbiamo ascoltato e agiamo. Bellissimo, eh? Bellissimo, brava gente, bellissimo. E allora stasera vi chiedo una preghiera per me, perché il Signore mi dia la forza, di affrontare, vi faccio una confidenza. Sapete, a volte la cattiveria è terribile. Lo sapete, vero? Lo sapete? Lo sapete, sì? Tende a ferire, ad uccidere. E a volte capita anche a un povero prete, no? Come me, di ricevere delle cattiverie gratuite, veramente fuori da ogni. Mi sono in coscienza, mi sono chiesto, ma Signore, ho fatto qualcosa che ha potuto suscitare, no? Perché credo che poi bisogna essere retti, no? E però avviene questo, avviene, avviene. E vedete, quando voi mi dite a volte, Parenzo, c'è gente cattiva, Parenzo, come fare con tanta cattiveria? E arrivano anche i momenti per me che affronto, Credo che la risposta sia sempre, sempre, nonostante tutto, la serenità, brava gente. Il Vangelo ci dice questo, agire con serenità. Puoi essere anche, i latini dicevano suaviter sed fortiter, dolce ma forte, dire le cose e poi non farsi prendere, imprigionare dall'odio degli altri. Se gli altri hanno il veleno dentro, tu non ce l'hai. E questo lo dico pure a voi, brava gente. Se altri hanno il veleno e voi non ce l'avete, non vi lasciate contaminare, non vi lasciate contaminare. Vi supplico, mantenete l'ossigeno pulito che avete dentro, che abbiamo dentro. Sprigioniamo ossigeno noi, noi non sprigioniamo veleno, sprigioniamo ossigeno, cioè diamo vita, noi non siamo quelli che uccidono, noi siamo quelli che danno vita e che è la cosa più bella del mondo. Va bene? Va bene? Ossigeno, non veleno allora, Mi fermo qua, noi siamo gli uomini dell'ossigeno, la brava gente dà l'ossigeno, La brava gente dà l'ossigeno. Dice, ma quelli ti avvelenano e tu dai ossigeno e noi diamo ossigeno, È una decisione che bisogna prendere nella vita. Ascoltando il Vangelo, noi riceviamo ossigeno e diamo ossigeno. C'è chi fa finta di ascoltarlo e dà veleno perché non ascolta, no? Forti, forti, mi fermo qui, se no la faccio lunga, brava gente. Insomma, questa famigliola. E andiamo avanti, due famiglie veramente. Vado ai saluti, brava gente. Allora voglio sapere da voi, ossigeno o veleno? No, voglio sentire, voglio vedere i commenti, non li vedo, vediamo un po' se riesco a vedere. Ossigeno o veleno? Ve lo chiedo. Ossigeno o veleno? Dai, avanti. Ossigeno o veleno? Voglio vedere i commenti, ossigeno o veleno? Noi siamo gli uomini dell'ossigeno, eh? E avanti, avanti, avanti. Vado ai saluti adesso, vi lascio e invochiamo davvero la benedizione per ciascuno di noi. E sempre forti, eh? Forti. Allora vado ai saluti ora. Se mi dimentico qualcosa, ricordatemelo. Se mi dimentico qualcosa, quindi ricordatemelo, mi scrivete. Poi, che altro più? Condividete, ma ormai vedo che lo fate. E la condivisione è una cosa bellissima, brava gente. La condivisione allarga la famiglia e fa sì che la parola raggiunge gli altri. E se non volete mettere il mio commento, non lo mettete, non fa niente. Mettete l'ascolto del Vangelo, quella prima parte, condividete quella, va bene? Forti, forti e avanti, avanti, avanti. Allora vado ai saluti adesso. Giancarlo vorrebbe gli auguri per la mamma Teresa, 68 anni oggi. Ogni bene, ogni bene. Katia vorrebbe gli auguri e una benedizione per il fratello Andrea in occasione, del compleanno. Andrea, ogni bene, vedi come tuo fratello ti pensa, ti vuole bene, eh? Tua sorella meglio, perché Katia per Andrea, giusto? Teresa vorrebbe gli auguri per Chiara e Armando in procinto di sposarsi. E questo abbiamo fatto pure ieri sera, mi sa che è ricapitato.
e avanti, Chiara e Armando. Poi Andrea e Maria vorrebbero gli auguri e una benedizione per i 53 anni di vita insieme, bellissimi, 8 anni di fidanzamento e 45 di matrimonio, 2 figli e 3 nipoti, vi abbraccio tutti, eh? Giussi vorrebbe gli auguri per Giorgia, che oggi compie un anno e domani riceverà il battesimo, avanti, forti, eh? Un abbraccione fortissimo. Assunta e Bruno con Francesca vorrebbero gli auguri per la sorella Teresa, 68 anni oggi, abbiamo 2 68enni oggi, eh? Ogni bene, Francesca Cerruto. Sono Bruno Assunta ed insieme a mio marito Antonio Cerruto e mia figlia Francesca. Vorrei fare a Parenzo gli auguri per il compleanno di mia sorella. Dire a Parenzo, ok. Mia sorella Teresa e Bruno, avanti, avanti. Teresa Bruno, vede due nomi, mi sa, giusto? Maria Rita vorrebbe una benedizione per la prima comunione del nipote Matteo. Matteo, fortissimo! Tota vorrebbe gli auguri per Ludovica, la pronipote, e il marito Ettore, novelli sposi giusto oggi. Auguri allora, eh? Un abbraccione, viva gli sposi! San Francesco vi benedica, Santa Chiara, ecco, illumini il vostro cammino. Va bene? Eh? Forti. E poi ho dimenticato di fare un augurio, dato che qui stavo a casa di Michela, una mamma che ci segue. Ah, l'augurio alle mamme, le mamme, io vi vorrei abbracciare tutte e vorrei dire stasera un'Ave Maria per tutte le mamme, per le loro gioie, per i loro dolori, per le loro speranze, va bene? E poi per Michela vorrei ricordare i figli Giacomo e Filippo, giusto Michela? Eh? Filippo è nipote. Filippo? È nipote, Giacomo è figlio. Ah, Giacomo è figlio e Filippo è nipote, che è festito il 3 maggio. Un abbraccione ragazzi, fate i bravi, eh? E, però adesso stasera vorrei dire, abbiamo detto prima mille Ave Marie per il Papa e per la pace, stavolta le vorrei dire per le mamme, eh? E concludo, per tutte le mamme, brava gente, anche per la mia che sta lassù. Mamma, ciao. Mi dà tanta forza, sapete? Tanta, tanta, tanta. Ma basta, non mi fermo, mi commuovo e poi non riesco a fare niente. Per tutte le mamme, ok? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'ho detto per tutte le mamme. Per tutte le mamme, bene? E anche per quelli che hanno dei figli adottivi, per quelli che vorrebbero diventare mamme, perché comunque siete mamme, ricordatevelo, eh? Va bene? Forte, condividete, e ci vediamo domani sera. Domani posto un articolo bellissimo che è uscito su Avvenire Oggi, poi se volete gli date una lettura, andiamo avanti, forti, fortissimi, fortissimi, va bene? Notte e buona giornata, buona domenica. Scrivetemi per voi la mamma chi è, eh? Me lo scrivete? Per voi la mamma chi è? Va bene? Chi è la mamma per voi? Così leggo un po' di commenti anche io domani. E sto gli appuntamenti, sto a Vicenza, domani la città non me la ricordo, però visto che avete trovato, per il festival biblico alle 5:30 con Giovanni Caccamo. Poi a Torino per il Salone del Libro e poi a Trento per il Forum Economic, però ce le ricorderemo queste date più avanti, ok? Domani per chi vuole sto al Festival Biblico. Buonasera brava gente, buona giornata, brava gente.